fare qualsiasi cosa, non stiamo organizzando. Risposta a fare la minchia, perché io lo contatto ogni giorno, o non mi cago, mi dice sì sì, poi facciamo, ti faccio conoscere. E poi sperisci. Comunque, ora volevamo fare un servizio tipo di hosting. Che cosa siamo in più? Io non lo so. Cioè, in pratica... Poi dovevate fare il film porno, dovevate fare il sito porno. E adesso invece facciamo il sito per la città di Palermo. Porno. Dove trovare Troiet, tanto senza motivo. Ci sono tante di quelle idee. No, è una storia che si deve inventare. Ma sì, ma 10 anni fa? Sì. Ah, me la ricordo. Esistevano 3 organi sessuali, pene, vagine e un'altra cosa. Ma leva per tutti e 2, quindi era una specie di pene cavo. Quindi tu lo potevi usare in un verso o nell'altro. Era meraviglioso, perché chi nasceva il pene cavo era il più felice del mondo. Aspetta, però parliamo, questo terzo sesso adesso avete poi meno. Una sola. Comunque il terzo sesso ci vuole. Hai idea di quante nuove categorie porno? E quello è comunque gli ermafroditi fanno schifo e basta, cioè sia no, che siano maschili base, no, sia che siano femminili. No, tu puoi scegliere. Cioè, tu puoi scegliere la minchia. Pensa se tu per certo la puoi scegliere. Nel senso, pensa se fossi tu. Dovrebbe pisciare questo. Cioè, il vero stimolo di pisciare, si siete per pisciare ti pisce funziona. Se tu avessi l'ermafrodita davanti, che quello può scegliere. È sempre meglio cavare il due davanti. Tu faresti mai senso con l'ermafrodita? Non metti tu che ti trovi una femmina davanti, che oltre ad avere la fissa c'è pure il brociolone. No, non ce l'hanno mai il brociolone, non sono gemelle, c'hanno un semipene, non è mai di quelli importanti. E tu ti scopriresti uno che c'ha un semipene? Vabbè, lui la vedrebbe come una che c'è tipo un clitoride del nocciolo. Ci metto un pezzino estradesivo messo dall'impiede e ciò comunque. Qua, vicino a un bel lico. E se fosse un maschio che c'ha pure la pizza? No, mi fa schifo. È come quel minchia di test che fa, preferisci la donna pesce a faccia di pesce e tutta femmina, o la faccia di femmina e con sotto tipo che è una sirena, tutti i tipi di piazze, che a mente ti ficchi c'è un pesce tra... allora io la schiena con ciò ficcato. Ma no, ma è meglio, cioè... Guarda, ma quella deve respirare con la bocca, non è tipo mettere lì, segnare sotto acqua. Non la faccio sott'acqua. Ma alla fine non respira fuori dall'acqua. Sì, respira. Il cazzo animato quello uscita fuori agli scogli a fraggio. Un gabbiano. Che era sempre contento questo gabbiano? Tu passi tutta la cosa più schifosa da Roma a casa sua. Suo fratello del c***o. Mettevano video di gente che si mangia gli scarafaggi. Minchia, uno scarafaggi vivi va tipo nel su YouTube. Ah raga, mattina religiosa questa mette il muro. Ma giù, ma è pulita sta cuscina. Sì minchia, allora non potevo però la coperta un po' che lo sai è John Holmes dopo che ha preso l'AIDS ha continuato a fare film porno, l'ha contagiato da tutti i suoi colleghi. Vero, però c'è scritto su internet una leggenda, la leggenda di chi? La scanna tu. In poche parole su John Holmes andò in un bagno pubblico a fare pipì. Certo, come te la puoi prendere AIDS? Faccio attore porno, minchia, in un bagno pubblico. No, che c'è? Ma che cazzo c'è? Cioè, tu quando vai in un bagno pubblico strighi il cazzo della mano. Ma non c'entra niente, c'è la stessa capannata di quello. E uno l'ha notato e gli ha detto, ma perché non fai l'attore porno? E allora gli ha cominciato a farlo. Però l'ha fatto male, andava sia con i maschi e con le femmine nei film. Mi fa schifo. Cioè, aveva 31 centimetri. Grazie che è quello con 31 centimetri è un dovere morale per l'attore. Ho notato una cosa, che nei film dove ci sono questi shemale loro indossano sempre il profilattico. Allora il maschio alla femmina gli fa di tutto, gli mette pure tipo nella retina, però senza profilattico, invece quello se lo mette. Ah. E perché? Che cazzo non mi dici? È perché si vede che era a rischio. Ma a rischio di chi? Non è a rischio, io non posso. Può essere che tipo appena te ne incuno uno scimello diventa uno scimello, come gli elfi. Se incuno un elfo diventa uno scimello. Non è più cioccolato. Io non so quando arrivi là a prenderlo. Mi chiamo un padre, sta zicando del polpaccio, se non mi va a prendere.